ragazzi, non sono orb quelli che vedete, ma sono proprio particelle di polvere in questo ambiente salubre e per nulla malsano, senza un goccio di umidità, ma soprattutto dove puoi respirare a pieni polmoni senza ripercussione fisico-finanziarie. Ciao ragazzi, siamo arrivati a sabato. Siamo gli Arcade Boys con gravi problemi fisici. È arrivata una letterina. Ce l'abbiamo? È arrivata una letterina con tanto di impaginatura, anche tipo tesi. Ah, bello. E qua è Cioè, allora, buongiorno signori Arcade Boys. Oh, buongiorno. Vorrei ricordarvi che la perfetta libertà consiste nell'armonia che noi realizziamo non per mezzo di quanto conosciamo, ma di ciò che siamo. La vita è una meravigliosa occasione di farmi la reaction. Ah. Io mi chiamo, ma cosa importa il nome? Quando in realtà, sì, mi chiamo Neven Diction. E che comunque il pezzo anche si chiama Neven Pro. No, il pezzo si chiama? Si poteva... Allora chiude salsa barbecue. Prodotto da? Non è libero colui che per credere ha bisogno degli occhi, delle orecchie e delle parole altrui. È libero, è libero quello che si fa produrre da post malore. Zaga, con una fantasia anche di scelta di nomi che fanno i simpatici. E fammi la reaction. Ah, bene. Allora io mi metto la matita. Geometra! Geometra! Adesso andiamo a studiare la geometria dell'universo. Mamma mia, come che cazzo diceva... sei? Chaos One? No, era Deda. Strategie dell'universo. Era strategia dell'universo. Vabbè, geometria dell'universo, neanche caos comunque. Forse biglino. Sì, Neven Diction, salsa barbecue, produzione Post Malone. Non so cosa stiamo per andare a vedere. Quindi o fanno le canzoni che si chiamano come un paio di scarpe da ricchi, sì. O qualcosa da mangiare o da bere, o qualche nome di attrice o attore famoso. La fantasia dilaga proprio, eh. Fantasia. La fantasia è il distinguersi sempre, mi raccomando. Questa è la bellezza del nuovo. Del cazzo che me ne frega. Bravissimo, appunto per questo andiamo avanti. Guarda, vai! Mi raccomando, sempre originali, eh. Sempre qualcosa in più degli altri. Posso schiacciare play? Schiaccia play. No, ma schiaccia play. Beh, non vedo l'ora. Un teschio. Mai visto un rapper con la maschera. Poi di un teschio. Sai chi è? Ha anche la mazza baseball. Sai chi è? Lo riconosci? Sì. È Mr. Flame, raga. No, non è Mr. Flame, questo è cosa? È Vichingo. E Junior Kelly. Mangio questi rapper. Salsa B, non ci sono più. Madonna. È quasi ma c'è sulla traccia, fai. Bibidi bobidi. La Junior Kelly. Tanto è composto. La metto già salsa sul più considerato di tutta la scena. Mangio questi rapper, mangio questi rapper. Che merda. Ma mamma, sono allibito dalla merda. Strappo costolette. Strappo costolette. Barbecue. Salsa barbecue. Poi. Non pensavo salsa barbecue. Cosa fa? La pippa. Ah, si mangia la mano. Il rapper si mangia lui stesso. Mangia la mano. Cannibalismo è coprofagia. Come no? Adesso sono 13 piedi. Coprofago. Andare dalla mamma, sì, a prendere il bibbe. Un euro per schippare. Mangio questi rapper. Ma quello non ce l'aveva la faccia da teschio. Mangio quei rapper. Quanto dura? Quanto dura? Tantissimo. Non sono passati solo 2 minuti. Salsa barbecue, salsa barbecue. Ah, il braccio più vero della storia. E non è nemmeno il tuo. Abbiamo scherzato. Abbiamo... Aspetta che hanno scherzato. Aspetta, dimmi aspetta. Che hai scherzato. Dimmi non scherzato. Era serio. Quindi è Junior Kelly, no? Con la maschera e mazza baseball come Salmo. Sì. Flow di merda come Junior Kelly. Sì. Rime brutte che come tuo cugino. Ma magari. Che stai con tuo cugino. Ah, qua è il cugino. Mamma mia che merda. Però il cugino non il principale. Ma perché questi ci hanno chiesto a noi di chiedere? Cioè perché? Io ragazzi mi chiedo sempre, voi sapete come, che tipo di rap trattiamo? Voi sapete che tipo di tematiche ci piacciono? Come parliamo della gente quando ci proponete questi contenuti. Direi qua sotto c'è il link, non voglio dire niente. No, ma ascoltami, l'autostima che hai di te, no? È una considerazione sbagliata di quello che vali. Se per te basta mettere delle parole registrate su un tappeto musicale e sei contento, noi non siamo contenti. Noi non siamo affatto contenti. No. Non sono mai stato così lontano dall'essere contento di qualcosa. Cioè, la tua autostima va completamente rivisitata. Il tuo senso di appagamento? No! No! Mi sta venendo. Io mi ha fottuto il cervello, non riesco neanche più a parlare. Ho paura di una cosa io. Non è che sono io. Sono io stesso.
perché quella aveva la maschera e c'aveva la barba sotto. Io ho una paura. Sei tu stesso. Sono io stesso. Che ti fai le cose a tua. Sei un sonnambulo che ti fai i troll da solo. Capito? È il tuo alter ego. Perché mi sono spariti dei soldi a me. La carta. Cosa sei? Ah, qua stai mettendo le mani avanti. Per giustificare, che sia mai qualcosa, bravo. Io quindi è fada. Non lo so. Fada del futuro, basta metterti le maschere. Ma sarà di merda. Fada del passato che ha mandato. Che è tornato dal passato per cagarti il cazzo. Botto, e mandami della musica di merda. Cioè, perché io ho paura, raga. Io adesso voglio riguardare. Io mi sono chiuso a un certo punto. No, ma eri più magro, in effetti, nel passato, eh. Te l'ho detto. Forse può essere un featuring. Te l'ho detto. Forse è un featuring. Fada del passato, però non era Fada MC. No, non era Fada. Questo, infatti, può essere Fada del futuro prossimo, senza tatuaggi. Che hai fatto il laser? Sì, e che siamo per quello sono spariti i soldi. Sai cos'è? Ecco. Il Post Malone non è nient'altro che IMJ. O potrei essere comunque io. Ti sei sdoppiato per mitosi. Sì. Perché quando c'è una sola cosa, un'entità, non sono possibili fattori matematici, se non la divisione. Bravissimo. Perché se c'è solo uno. Ecco perché ero dimagrito. Ecco perché ero dimagrito. Ascoltami, se c'è solo uno, no? E null'altro, e c'è solo uno, non puoi aggiungere. Perché non c'è nulla da aggiungere, c'è solo uno. Quindi non puoi aggiungere nulla. Certo, ma cimbu. Non puoi sottrarre nulla, perché non c'è nulla da sottrarre, perché c'è solo uno. È un'entità unica, certo. Non puoi sottrarre né aggiungere, perché c'è solo quello. Non puoi togliere delle cose. Non puoi moltiplicare, perché non puoi moltiplicare per altro che zero. Quindi non puoi. E zero sarai tu e tua madre. Capito? E quindi puoi solo dividerti. Quindi si scinde questa cosa. Sì, scinderti. E quindi tu ti sei scisso. Può essere che nella notte. Nella notte. Un ritmo che ci prende. Io diventi questa. Scarso come la me. Diventi scarso come la me. Divido la potenza. Un po' nella produzione e un po' nel testo. Ok, cos'è andato nel testo? Cos'è andata nella produzione? Il peggio di me, credo. Mangio questi rap, però ti è rimasta la fame. Capito? E mi metto lì, mi mangio da solo. Hai capito la metafora? Hai capito la metafora? Ma se ti mangi da solo, dicevo, io non sono coprofago. Però tu, allora, se tu ti mangi da solo, aumenti o diminuisci? Beh, se riesco a sdoppiarmi per mitosi, a questo punto penso tu che... Tu ti sei diviso, però poi ti sei mangiato da il solo. Il potere non è più uguale a quando ero perché unito. Perché tu poi senza il braccio, non hai più il braccio, però quel braccio l'hai comunque assorbito. Però hai visto che non era mio il braccio, perché sennò ci sarebbero stati tatuaggi. Eh no, perché tu nella scissione non hai scisso i tatuaggi. Che sono rimasti nell'aria. Sono rimasti, no, in una parte. Quindi nella parte tatuata. Il produttore che era lì, quello con la maschera, che comunque ero sempre e io. E no, quella era passamontaccia. Post Malone. Forse Post Malone sangue, io probabilmente. Era mezzo sangue. Sono tutti segni, ragazzi, sono tutti segni. Allora, raga, spiegateci voi cosa è successo. Post Malone. Ok. Che sono io che dopo ho avuto un malore, un male, sì, incurabile, e ti mi sei sono scisso. Quindi per metempsicosi. Bravissimo, mi sono scisso. La fame è rimasta. Mangio questi rapper, quindi io comunque quando faccio reaction li odio e vorrei mangiarli facendo male. Ma e tu sei diventato Neven Dixon. Però Neven Dixon cosa vuol dire? È l'anagramma di mannaggia al cazzo, credo. No, sia. Ma è un altro anagramma di mannaggia a qualcuno. E comunque, cosa vuol dire? Mannaggia al Dixon. Traduzione. Ah, era un personaggio. No. Inghilterra. Wikipedia. No, non esiste. Vabbè, è Neven Dixon. Ma però c'è delle facce. Ma non sono facce di cazzo. Quindi io non sono. Vedi, non sono io. Non sei sempre lui. Canzone contro la guerra, Lil Marlene. No, quella è Lil Marlene. Lil Marlene. Lil Marlene. Lil Marlene. Un acaro. No, raga, non lo so. Scrivetemi qua sotto se voi. Enea, potete l'Olimpiade, spiegarci. L'Odissea, parlami, o musa dei peli di Achille. Potete spiegarci, per favore, per favore, per favore, cosa è successo quella notte? Quella io notte. Sono preoccupato. Però quale notte? Intanto capite che no, in quale notte? Ecco, però quella notte. Quella notte, quale notte? Nel futuro non è passato. Perché qualcuno l'ha girato sto video? Questa notte. Questa notte, ma questa notte è passata o questa notte che verrà? Non lo so. Ciao.